Buonasera, signorina. Se ho fatto bene a scegliere il metano come argomento per la mia ricerca. Tu che dici? Adesso dovrò dedicargli un bel po' di tempo. Però è un argomento interessante, vero? E poi attuale. Il tema dell'energia pulita. Il metano è un'energia pulita. Lo sapevi questo? Oh, ma che fai? Stai dormendo? Ma no, parli sempre tu. Dovrebbe essere da queste parti. Sei sicura di non aver sbagliato strada? Ma certo che sono sicura. Erano rossi fiori del maggio all'ombra. Erano dolci sogni del maggio all'ombra. Guarda un po', là. È la torre di perforazione. È un bel po' lontana. Aspetta un momento, scusa. Ascolta, è il pezzo giusto per il mio numero. Dino, lo trovi perfetto? Senti, io torno subito indietro, ho troppa voglia di provarlo. La torre di perforazione aspetterà. Ma come aspetterà? Hai preso un appuntamento. Ci vedi tu? Io? Tu sì, non sei il mio angelo custode. Vai tu e poi mi racconti. Dai, è uguale. Senti, io non ti capisco. Vuoi fare la pattinatrice? Vuoi laurearti in chimica? Non puoi correre dietro a tutto. Devi deciderti prima o poi. Certo, prima o poi. Adesso fammi andare, eh? Creature umane. Non sono mai contente di niente. La scoperta di un giacimento di metano rappresenta la fase finale di lavori eseguiti con tecniche sempre più sofisticate. Oggi le sonde di perforazione arrivano anche a più di 8-9 mila metri di profondità, da dove il metano, che nei giacimenti si trova ad alta pressione, risale spontaneamente alla superficie. Cerchi questa? Eccola. È una cosa sbalorditiva. È un peccato che tu non sia venuta. Peccato sul serio. Perché a me non è mica andata bene, sai? Ma... Ah, sei qui. È che non riesco a trovare il ritmo giusto. Ma a te non te ne importa niente, eh? La cosa incredibile è che ce l'abbiamo sotto i nostri piedi. Cosa? Il metano. Il mondo è ricco di metano. Dai, racconta. Anche l'Italia dispone di gas naturale, ma non in quantità sufficiente per le proprie esigenze. L'ENI, l'ente nazionale idrocarburi, assicura le forniture necessarie facendolo arrivare dai giacimenti del Nord Africa, dalle steppe siberiane, dall'Olanda. Pensa, il gasdotto transmediterraneo, interamente costruito dalle società del gruppo ENI, è lungo 2500 chilometri e nel tratto sottomarino, tra la Sicilia e l'Africa, passa a profondità che superano i 600 metri. Il metano viaggia così, attraverso arterie d'acciaio che scavalcano deserti, mari e monti come le Alpi. E viene poi distribuito nelle zone di consumo dalla SNAM, la società che si occupa dell'approvvigionamento e della distribuzione del gas naturale. È un'energia pulita che non inquina, indispensabile a far funzionare i servizi di una grande città. Grazie al metano, milioni di persone possono vivere bene, fare il bagno, riscaldarsi e procurarsi tutte quelle cose che rendono gradevole la vita. Come a te in questo momento, con la tua voglia di volteggiare su questa distesa luccicante. Beh, ora sappiamo tutto sul metano. Però adesso ti prego. Dai, ti prego. Devo riuscirci.
La musica è perfetta. Ah, no, 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 non contare su di me. Non è per questo che io sono qui con te. Ma certo che è per questo. Dai, sei o non sei il mio angelo custode? Su, solo per questa volta. Ti prego. Buongiorno signorina. Buongiorno Cesare. Le ho portato la posta. Ma che fa? Sorride agli angeli. Grazie. Buongiorno signora. Buongiorno Cesare. Thank you.